noi veniamo nella santissima presenza del Signore e dobbiamo essere con timore e tremore, dice la parola di Dio, non per paura ma per quel santo rispetto. E perché non ce lo chiediamo anche noi qualche volta? Che sono quelle ferite che hai nelle tue mani? I discepoli, veduto il Signore, cosa hanno fatto? Si sono rallegrati. La vera gioia viene dal Signore. E Gesù che ha fatto? Ha mostrato le mani e il suo costato. Egli è qui presente. Spiritualmente, ma è qui presente. Non trascurare e non perdere mai quel santo timore di Dio che è il principio di sapienza. Non è che noi dobbiamo essere dei sognatori, dei visionari, no, quello no, ma di essere ripieni di visioni, di rivelazione, dei sogni spirituali, come dice la parola di Dio. Noi abbiamo la vita di Cristo nella nostra vita e noi viviamo per la sua morte. Vogliamo rimanere vivi. Questo ci tocca profondamente e ci spinge, ci deve spingere a ringraziarlo, ad adorarlo, a lodarlo. A chi vogliamo dare la lode? A chi in questo mondo si fa a gara, a competizione, che vuole essere uno più grande dell'altro? Noi siamo tutti servi del Signore. Lui solo è degno di essere lodato, adorato e glorificato. Noi siamo destinati a vincere, non a perdere. Chi si umilia, chi si abbassa, sarà innalzato. Noi siamo uomini di Dio e donne di Dio, ripieni della potenza dello Spirito Santo. E per concludere, ogni volta, vedete? Ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore. Questo è la morte del Signore, finché Egli venga. Gloria al nome del Signore. Continuiamo ad annunciare la gloriosa morte del Signore, la sua resurrezione, la sua ascensione. E oggi questo grande sommo sacerdote divino è seduto alla destra della maestà divina. E che fa? Intercede per ognuno di noi, giorno e notte.